È tornata al lavoro la Cavese dopo la sfortunata trasferta di Siracusa. La squadra di Mister Longo ha ripreso gli allenamenti sul sintetico di Pregiato con il gruppo quasi al completo. Assenti Danne e Maraucci, sottoposti a specifiche terapie sotto le cure del fisioterapista Pietro Pinto, aggregati alla prima squadra i Baby Trezza e Picaro, atleti in forza alla formazione juniores di Mister Luciano. Si lavora dunque per il prossimo match con il rammarico di non aver portato gli sperati punti a casa nonostante la prestazione gagliarda, come ci racconta Emilio Longo. Il dato, bisogna essere sempre positivi. Adesso metterci qui a pensare a tutto ciò che non c'era è l'errore. Guardiamo a quello che c'era. Io convengo con voi che la prova è stata gagliarda, non è stata sicuramente una prova eccezionale, però sinceramente io alla squadra posso dire che il primo tempo ho provato in tutti i modi di giocare a viso aperto, di giocarsela. E vabbè, lo sapete, nel mio costume non l'ho detto nemmeno quando abbiamo vinto, quindi non lo dico nemmeno quando si perde. Degli assenti non ne parlo. Chi c'era oggi era il calciatore più importante, e con quello che c'era, secondo me, abbiamo fatto una discreta figura. Assenti che pesano e da cui si sta pensando anche in chiave calciomercato, apertosi ufficialmente per la Serie D, una Cavese che sta lavorando, come racconta il tecnico Longo, in sala stampa. Sinceramente il mercato della Cavese non è dormiente, questo vi posso dire con sicurezza che la società sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e ve ne accorgerete. Ovviamente bisogna dare tempo affinché la società faccia le scelte giuste.